Bene, salve a tutti da Nicolas Xabaras e questa seconda recensione di unboxing andremo a tirar fuori da questa bellissima scatola la nuova GoPro Hero 3 Black Edition Surf. Mi sono dimenticato il cutter, un paio di forbici possono andare bene. Andiamo a aprire la confezione. Un po' spacco la sedia, ok. Mai aprire le confezioni in questo modo perché ti si può tagliare veramente in modo grave e fare lesioni interne e esterne. Ora sono cazzi vostri. Qua. Sempre il mio suono allegorico di quando mi arriva un messaggio è Fatality, quindi mi sembra. Mi è arrivato su questa scatola e confezione di trasporto abbastanza, dico abbastanza sicura perché c'era solo quello e dopo scatola vuota, però lo scontrino. Questi qui hanno furbamente attaccato lo scontrino direttamente sullo scontrino, non ci va attaccato lo scotch, lo so per mestiere, ve lo dico per mestiere perché lo so benissimo che attaccandolo qui sopra purtroppo va via la scritta, essendo carta chimica. Farò su come prezzo è molto molto buono, nel senso che l'ho pagata 300 69 da un venditore comunque eBay. In realtà il suo costo si aggirerebbe sui 499, quindi ottima. Ok, libretto istruzioni. Eccola qua, la nostra cara GoPro. Le amiche forbici che io giustamente andrò a incidere la parte. Ok. Beh, comunque questa edizione è molto ricca, molto accessoriata. Poi andremo a vedere insieme i vari elementi. È una scatola molto comoda da aprire, non ci sto capendo praticamente una fava. Come cazzo. Distruggere la scatola, facciamo varie incisioni antitaccheggio. Bene, così dovrei avercela quasi fatta. Sì, togliamo le cose che non servono. È una scatola molto semplice da aprire. Poi voi vi potrete anche chiedere che io sia deficiente, però non capisco proprio. Allora, formiamo. Ok. Allora, credo di vedere un modo molto aerodinamico per aprirla, che potrebbe essere questo. Oh, la nostra signorina, piuttosto sicura, nel senso che ci sono 600 sicurezze. Allora, questo è il remote, questo che sto tentando di togliere, molto utile. Comunque remoto della telecamera, cioè farla partire senza toccarla, una sorta di telecomando per la nostra cara GoPro. Poldo, zitto.
Ok. Scusate il puro caos, ma siccome ho fretta assolutamente di andarla a provare, non sto facendo una recensione professionale perché il suo funzionamento. Sicuramente è che ha degli attacchi comunque molto più veloci, nel senso che possiamo trovare vari grip, tipo questo qui, vari tipi di attacchi. Scusate il fondo nero su nero, sono un po' deficiente, però come dicevo non me la sono preparata. Questo è un altro simpaticissimo marchingegno per fissarla. Altri attacchi per collegare. Vedete come si vede bene tutti gli oggetti su fondo nero su fondo nero. Vedete? Perfetto. Cavo, un cavo di ricarica. Sì, chiaramente sono attacchi, come diceva l'edizione Surf, quindi ha vari attacchi anche per essere fissati in vari punti del magari del surf o comunque per essere applicati a quel chezzo che vi pare. Questa è la cordicella per tenerlo in mano per non farlo cadere. Questo è il remote, una specie di anellino per il remote. Ricarica. Permetto che di batterie ne ho già prese altre due. E i simpaticissimi adesivi! Ha! Bene, a posto. Adesso collegherò quando sarò stato in grado di cavare da questa cazzo di scatola qui. Simpaticissimo marking... Ah, remove, ho già capito. Diciamo che... Ah, ok, allora Nicolas, va bene che tu sei impedito, però mi sembra cioè, ci sono proprio qui le istruzioni che me lo stanno sbattendo in faccia da un'ora. Oh dai, sono contento di esserci arrivato da solo. Eccola qua. Fantastico. Eccola qui. Aspetta che vi faccio una bella... So che la conoscete tutti, però io sono contento di farvi... Simpaticissima presentazione di questo oggetto mirabolante. Posso dire tante cose. Vi posso dire che ha una registrazione in Full HD a 1080p. Ha una registrazione 1080p a 60 fotogrammi per secondo. Ha una registrazione a 720p a 120 fotogrammi per secondo e udite udite arriva anche a un VGA registrando addirittura 240 fotogrammi per secondo. Dà anche di fare un time lapse, cioè tante fotine una vicino all'altra, e riesce a fare addirittura un 4K come qualità. Consiglio di fare le foto in 4K, mai fare come me che dà un giudizio subito appena legge un articolo. No, non è vero, sto scherzando. Io prima le cose le provo e poi chiaramente le autogiudico da lontano, chiaramente interagire con lei, fargli fare cose che voi umani non potreste immaginarvi. 60 metri sott'acqua può andare, quindi è molto comoda, fatality, sì. Le foto sono state implementate, migliorate, cercare in una macchina per fare ottime riprese. Dovete attaccarlo se fate sport estremi, oppure fare cose folli come Xabaras più avanti vi farà vedere il vostro simpatico recensore di fiducia, che chiaramente non so fare ad aprire. No, a parte gli scherzi, leggete sempre le istruzioni, perché se non fate queste figure di merda come me. Ok. Dopo 6 ore e un quarto ho capito come aprirla, quindi tiriamo sulla leva, alziamo qui ed eccola, è quasi magia Johnny, riprova di nuovo Johnny e come sempre riuscirà. Okay.
Shamona. Oh, vedi qua, la GoPro Hero 3 Black Edition Surf. Pensate, questo oggettino qui riesce a fare degli slow motion da paura. Andate sul sito GoPro Hero 3. Grazie a tutti, un saluto da Nicolas Xabaras e alla prossima recensione. Faccio vedere l'inserimento batteria, anche se non me ne può fregare di meno. E allora è questo qua, ma sicuramente questa parte finale la taglierò, però sono stato soddisfatto di averla aperta alla prima botta. Bene, grazie a voi, ciao.